di disegnare le proiezioni ortogonali di un quadrato ripartito in varie parti, una scacchiera, che poggia con un lato sul piano geometrale ed è parallelo al quadro. Quindi abbiamo il nostro osservatore, il suo occhio, il punto di vista, che è di fronte a questo schermo trasparente che è il quadro, che è delimitato da una linea di orizzonte e da una linea di terra. Il punto che si trova esattamente di fronte all'occhio dell'osservatore è il punto principale, il punto corrispondente al punto principale sulla linea di terra è il punto di terra, appunto. Ora, il quadrato potrebbe avere un lato, per esempio, di 16 cm e essere a una distanza dal quadro di 4 cm. L'osservatore potrebbe essere a 20 cm dal quadro. Se noi consideriamo l'asse che dall'occhio dell'osservatore, cioè dal punto di vista, giunge sul punto principale, e che chiamiamo asse ottico, ebbene, se noi ribaltiamo questo asse rispetto al punto principale a destra e a sinistra, l'estremità della matita, ovvero dell'asse, individuerà sulla linea di orizzonte i punti di distanza a destra e di distanza a sinistra. Ricordiamo che tutte le linee inclinate di 45 gradi rispetto al quadro andranno in fuga o in distanza a destra o in distanza a sinistra a seconda dell'orientamento che hanno. Tutte le linee perpendicolari al quadro vanno in fuga nel punto principale. Bene, detto questo, possiamo passare al disegno della prospettiva centrale di questo quadrato. Centrale perché il quadrato è parallelo al quadro e utilizzeremo come punto di fuga i punti principale e di distanza a destra e di distanza a sinistra. E supponiamo anche che il quadrato sia perfettamente in asse con l'asse ottico, e cioè che il suo asse verticale sia esattamente in corrispondenza dell'asse ottico. E allora procediamo con il disegno. Innanzitutto disegniamo la linea di terra e ci poniamo più o meno un 20 cm dal margine superiore del foglio. Quindi più o meno a questa distanza. Linea di terra. La linea di orizzonte sarà a una distanza di 10 cm più o meno dalla linea di terra. Disegniamo anche l'asse ottico esattamente al centro del foglio. Poniamo i punti di distanza a destra e a sinistra, per esempio, a 20 cm di distanza dalla proiezione dell'asse ottico. Quindi qui abbiamo distanza a sinistra e qui distanza a destra. Questo è il punto principale, questo è il punto di terra. Ecco, quindi abbiamo disegnato in sostanza il nostro quadro delimitato da linea di orizzonte e linea di terra. Linea di orizzonte e linea di terra. E allora disegniamo la traccia, cioè l'impronta che il quadrato ha sul piano geometrale, sul piano orizzontale, no? Questo è il piano geometrale. Che abbiamo detto poniamo a 4 cm di distanza dalla linea di terra. Allora noi possiamo immaginare di ribaltare, ovvero di far ruotare il piano geometrale sul quale poggia il quadrato in questo modo, per cui la traccia si troverà al di sotto della linea di terra, a 4 cm di distanza. Il quadrato ha una larghezza a un lato di 16 cm, quindi segniamo 8 cm e 16 cm. Tracciamo queste due linee di costruzione. La traccia del quadrato è a 4 cm dalla linea di terra, quindi più o meno qui. Possiamo disegnarla già con matita morbida, se disegniamo a matita. Allora proviamo a questo punto a disegnare il quadrato in prospettiva. E innanzitutto disegniamo questa traccia in prospettiva, che essendo parallela al quadro, noi ricordiamo che se una linea è parallela al quadro, in prospettiva resta parallela al quadro, ma a che distanza si troverà? A che altezza sulla linea di terra? E allora supponiamo da questa estremità tracciamo una linea inclinata di 45 gradi, che va verso destra, come vediamo, partendo dalla linea di terra e orientata verso destra. Ma nel momento in cui ruotiamo il geometrale in questo modo, ecco, questa linea ci apparirà sul geometrale ribaltato, e quindi visto da sotto praticamente, andare verso sinistra. E allora disegniamo questa linea inclinata di 45 gradi. Linea di costruzione, matita dura. Ecco. Ma questa linea, che noi abbiamo disegnato
orientata verso sinistra, se noi guardiamo il geometrale dall'alto, in realtà va verso destra. Quindi il suo punto di fuga è il punto di distanza destra, essendo inclinata di 45 gradi rispetto al quadro. Quindi uniremo ora questo punto con questo. Ci serve una squadra un po' più grande. Ecco. Ma possiamo anche mettere in prospettiva questa linea di costruzione e questa linea di costruzione, che delimitano le estremità del quadrato. E come le possiamo mettere in prospettiva? Chiamiamole per esempio linea A e linea B. La linea A la mettiamo in prospettiva unendo questo punto col punto principale. Questa linea, essendo perpendicolare al quadro, va in fuga nel punto principale. E quindi uniamo. E uniamo anche questo punto col punto principale, ottenendo la prospettiva della linea B. Ecco, se noi consideriamo le due linee A e B che delimitano i lati del quadrato, della traccia del quadrato, noi osserviamo che la linea inclinata di 45 gradi, che abbiamo detto va in fuga verso destra, è questa, e la linea A, perpendicolare al quadro, si incontrano proprio in questo punto, che è questo. Quindi questo è il vertice, chiamiamolo A del quadrato. Il suo lato inferiore, il lato inferiore del quadrato, sarà parallelo al quadro e arriva fino a questa linea B. Quindi parallelo alla linea di terra. Possiamo anche ricalcare questa linea. E quindi possiamo dire che questo è il lato AB, A'B', il lato inferiore del quadrato disegnato in prospettiva. Ma disegniamo la parte restante del quadrato. E allora possiamo procedere in questo modo. Da questo punto portiamo su una linea verticale e su questa linea stacchiamo un segmento pari al lato del quadrato, quindi 16 cm. Uniamo allora questo punto col punto principale e otteniamo questa linea di proiezione. Dal punto A' conduciamo una linea perpendicolare al geometrale, una linea verticale. Ecco, abbiamo ottenuto un altro spigolo, un altro vertice del quadrato. Dal punto B' conduciamo su quest'altra linea verticale e da questo punto una linea orizzontale che rappresenta il lato superiore del quadrato. E quindi abbiamo individuato i vertici C' e D' del quadrato che possiamo anche ricalcare a questo punto. Come vediamo, il quadrato in prospettiva, se parallelo al quadro, resta un quadrato, ma è semplicemente più piccolo, perché il lato, anziché essere di 16 cm, si è ridotto, vediamo, 13 cm un po', per effetto della sua distanza dal quadro stesso. Ma abbiamo una scacchiera da disegnare. Dividiamo questo segmento in 8 parti, e 16 cm, quindi ogni parte 2 cm. Conduciamo da questi punti delle perpendicolari alla linea di terra. Chiamiamo queste rette per esempio C, D, E, F, G, H, I. Queste rette le possiamo disegnare in prospettiva, unendo questi punti di intersezione delle stesse rette con la linea di terra col punto principale. Perché sono linee perpendicolari al quadro e quindi vanno tutte in fuga nel punto principale. Quindi procediamo. Ecco, in questo modo abbiamo diviso anche il lato inferiore del quadrato in prospettiva in 8 parti. E quindi non ci resta che portare da questi punti su delle linee verticali.
dividiamo anche questo segmento, che è lungo 16 cm, in 8 parti uguali, quindi ciascuno di 2 cm. E uniamo questi punti col punto principale. In questo modo abbiamo diviso questo lato del quadrato in 8 parti uguali. Da questi punti tracciamo delle linee orizzontali. E ricalchiamo le linee verticali. La nostra scacchiera è così disegnata. Ecco, abbiamo disegnato la prospettiva centrale di una scacchiera poggiata con un lato sul geometrale e parallela al quadro. Il lato del quadrato che delimita la scacchiera è di 16 cm, la sua distanza dal quadro e quindi dalla linea di terra è di 4 cm. Possiamo fermarci qui, buon lavoro!